casa portare qualcosa? Un calmante? No, no, no. Contreras. Voglio andare a casa. Per favore, prenda un calmante per la signorina Galvani. No, no. Io non voglio un calmante. Aspetta, voglio andare via. Marta! Cosa avrà quella ragazza? Riccardo, perché sei così serio? Che ti succede? Ti senti male? Hai indovinato, mi sento male. Ah, sì, sì, certo. Sì, Elsa. È questione di poche ore, non preoccuparti. A proposito, devi essere la più bella, amore mio. Mi raccomando, è molto importante. Cosa? No, 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 no. È già tutto pronto per le 11. Sì, finalmente sono un medico. Hai ragione. Devo solo cambiare il titolo di tirocinante in medico. Una sciocchezza. Sì, sì, tesoro. Ciao allora, eh? Sì, e ricordati di non farmi aspettare. Va bene. Ciao. Carlos. Eh? Che cos'ha, Riccardo? È così strano. Non lo so, è un po' che non lo vedo. Mi ha spaventato, sai. Dovrebbe essere contento. L'ho visto con una brutta faccia. Non so che cosa gli sia successo. Ne avrà combinata un'altra delle sue e gli avranno fatto la predica. Per favore, Giulia, non ti sembra che sia ora di toglierti questo uniforme e di metterti qualcosa di elegante, eh? Sì, sì, hai ragione. Devi essere alle 11 in punto all'università. Carlos, dimmi una cosa, non ti senti un po' emozionato? Ma certo, Giulia. Lo immagino. Tanti anni a sgobbare sui libri aspettando la laurea. E per Riccardo è stata la stessa cosa. Povero amore mio, chissà cosa gli succede. Ora che si è laureato potremmo sposarci presto, non credi? Certo. E anche tu ed Elsa, del resto. Giulia! Papà! Salve, Luis Camillo! Ciao, Carlos. Come stai? Bene, 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 grazie. Come va la colonna? Di quale colonna stai parlando? Di quella che leggo sul giornale sportivo o della mia colonna vertebrale? Papà, per favore. La colonna vertebrale, naturalmente. Va male. Mi tormenta. Il medico mi ha chiesto che cosa mi era successo ed io ho risposto come la gallina che ha fatto l'uovo. Un uovo piccolo. Mi manca il calcio. Papà, sei davvero incorreggibile. Sono venuto per chiedervi un consiglio. Vieni, ti accompagno subito dall'ortopedico. Bene, grazie. Io vi lascio. Ciao, ci vediamo più tardi. Ciao. Arrivederci. Ehi, non credere che rinuncerò alla festa, Carlos. Sì, va bene. Vuoi o dalla voglia di vedere l'uomo che ti sposerà ritirare il diploma di laurea? Vieni, papà, ti accompagno. Non muovere il collo. Ti fa molto male? Un pochino. Non muovere il collo. Dio mio, Marta, cos'è successo? Che ti prende, tesoro mio? Perché piangi? Aspetta, vado a prenderti un bicchiere d'acqua e zucchero, ti farà bene. Ora so che lo amo. Io lo amo. Ma perché dovevo innamorarmi dell'uomo di un'altra? Perché? Perché ho permesso a Riccardo Contreras di entrare nella mia vita. Bevi questo, Marta. Dammi ascolto, per favore. Tieni. No, non voglio, Moncia, ti prego, non voglio niente. Ti farà bene, avanti, non disobbedire, per favore. Ah, Marta, non ti avevo mai vista piangere. Al contrario, sei sempre stata allegra, sempre pronta al sorriso. È una sciocchezza, Moncia, noi donne siamo fatte così. Dammelo. Ti ho messo in ordine la stanza. Ho comprato persino dei fiori. Non li hai visti? Sì, grazie. Ma che cos'hai, figlia mia? Forse Ernesto se la sta spassando con un'altra. No, 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 Ernesto no. Non è affatto colpa sua, lui è sempre così gentile con me. E poi tra noi due non c'è niente, siamo solo amici, niente di più. Allora faresti meglio a dargli retta. Perché un uomo come lui, beh, non si incontra ad ogni angolo della strada, sai? Basta, tesoro, tu sei troppo giovane. E sei troppo bella per piangere. Credimi, per le lacrime c'è sempre tempo. Ma non c'è tempo per essere felice. Ah, Moncia. Vediamo un po'. Dunque, perché può piangere una ragazza come te? Eh? Ti sei innamorata? Sì, Moncia.
Sì, sì, sì. Non so come è successo, però è così. Ma questo non mi rende felice. Al contrario, Monja, mi fa molto male. Soltanto riviste mediche. Ah, sei rimasto qui, Ernesto? Mi sto annoiando a morte qui dentro. Come sta? Molto bene, grazie. Sto aspettando mia madre, mi hanno detto che era al settimo piano. Ah, sì, sì. L'ho chiamata perché lì c'era un problema da risolvere. Però non ne avrà per molto. Sarà così stanca che di sicuro non vorrà andare alla festa per le lauree. Cosa? Paolina che perde una festa di laurea? No, Paolina ama tanto questo ospedale, non manca mai alle cerimonie ufficiali, stai tranquillo. Senti, per caso tu sai cosa è successo a Marta? A Marta? Non capisco. Beh, ecco, l'ho vista che piangeva nel corridoio. Non c'è stato modo di tirarle fuori una parola. Allora, era qui in ospedale? Sì, sì. Io non lo sapevo. Ad ogni modo è già andata via, non so, l'ho vista davvero sconvolta. Deve esserle successo qualcosa. Vado a trovarla immediatamente. Ah, dottor Bermudez, sì. Mi faccia un favore se non le dispiace. Lascio qui le chiavi della macchina per mia madre. Sì, sì. Le sì. Dica per favore che la stavo aspettando e che ci vediamo a casa. Certo, grazie. Sì, non c'è problema. Scusi. Non preoccuparti. Grazie. Stai tranquillo. Stai tranquillo. Va bene. Glielo dica quando la vedo. Sì, sì, sì. Vai tranquillo, sì. Stai tranquillo. Che cosa avrà Marta? Va bene. Sì? Bermudez? Ah, salve, Pacheco. Sì. Non importa. Manda avanti l'ordine. L'ha firmato Paolina, no? Allora procedi pure, procedi. Sì, a più tardi. Buongiorno. Lucia? Julio, Julio. Beh, il lavoro di sempre. Ah, non passo un attimo senza pensare a te. Dico sul serio, Lucia. Senti, volevo dire, ascolta, ti ho chiamato per ricordarti che fra poco, fra un'ora, passo a prenderti. Eh? No, no, non mi puoi fare questo, no. Ma ogni promessa è un debito. Eh? Per favore. Lucia. Ah, allora bene, siamo d'accordo. A più tardi. Ma che cosa fai qui? Alvaro, che cosa fai? Chi è? Sono io, Ernesto. Posso entrare? Entra, Ernesto. Stai bene? Certo, sto bene. Siediti. Cos'è successo? Lo chiedo a te cos'è successo. Il dottor Bermudez mi ha detto che ti aveva visto piangere nel corridoio. Ero andato a prendere mia madre e non sapevo che tu fossi là in ospedale. Cos'è successo? Niente, niente. Non dovevi disturbarti. Non è successo niente e stavi piangendo. Marta, c'è qualche problema? Non c'è alcun problema, non è successo niente. Ernesto, per favore. Ma vedi, all'improvviso sento che si è creata una barriera tra noi due. Ti prego, dimmelo, che cosa sta succedendo? Perché se ho fatto qualcosa che ti ha ferito, io ti chiedo scusa. No, 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 tu non c'entri niente, Ernesto. E allora? Per favore, Ernesto, per favore. Perché tutti vogliono sempre sapere? Perché? Non posso dire tutto di me. Ci sono cose talmente intime che non si possono raccontare. È molto indelicato violare la mia intimità. Mi stai trattando molto male, sì, ma... Sì, lo so, però è la verità, è così. Ti sono grata della tua preoccupazione, quella di Julio, quella di papà, quella di Celia, però per favore, Dio mio, anch'io ho diritto alla mia intimità, no? A volte mi viene da ridere e non sono tenuta a spiegare a tutti quanti perché rido.
E se piango, perché piango? No, 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 per favore, no. Che cosa c'è di male? Sentiamo. Niente. E allora? Non avrei dovuto disturbarti. Merito tutto quello che mi hai detto. Beh, non intendevo aggredirti così. Tu hai ragione, io non riesco a mantenere le distanze, perché sento che tu sei una parte della mia persona, capisci? E questo non va bene, non è possibile. Ti prego di non prenderla in questo modo, Ernesto. Invece devo farlo. Però se tu mi chiedi di essere comprensivo, anche tu devi essere comprensiva con me. No, ma tu non lo sei. Ernesto, ascolta. No, no, no. Ormai è tutto compromesso. Anche la nostra amicizia, che era così bella. Non si può amare così una donna, Marta. Voglio dire, non si dovrebbe mai amare tanto una donna. È un errore. Ernesto! Ernesto! Ho fatto male. Mi dispiace tanto. Non dovevo ferire una persona come me. Davila, per cortesia, potresti farmi il favore di restare qui un momentino? Solo un momento, non approfittare. Grazie. Torno subito, va bene? Aia. Papà, se prendi le pasticche che ti ha dato il traumatologo, il dolore ti passerà. Aia. Ma guarda se doveva succedermi proprio oggi. No. Ah, sono davvero sfortunato, tesoro. Ah. Stasera ti sentirai meglio. Ti fa molto male. Cosa? Se mi fa male? È atroce. È insopportabile. Oh, papà, non essere esagerato, per favore. Ah, signor Lewis, come va, caro suocero? Accidenti, ha un collo che sembra la torre di Pisa. Io non so come sia quella torre, ma io mi sento a pezzi. Il traumatologo gli ha dato delle pasticche. Fammi il favore di andarle a comprare subito. Io ti conosco. Mai? Ti laurei oggi, vero? Io verrò alla cerimonia, non posso perdermi lo spettacolo. Sono sicuro che con quelle pasticche che mi ha dato il medico mi sentirò meglio e riuscirò persino a stare diritto. Bene, io sono già pronto. Ah, sì? Perciò d'ora in avanti lei dovrà chiamarmi dottore. Casca morto, ecco come ti chiamerò. Ora dovrai essere serio, Riccardo, essere serio. Ma io sono già serio, non vedi? Quest'uomo è irrecuperabile, non c'è rimedio. Sarà meglio che tu vada ad accendere un cero a San Pietro prima che cambi idea e ti pianti in asso. Bene, tesoro, ciao, io me ne papà. Vado. Ciao, Riccardo, dopo. Ciao. Arrivederla. Va a riposare e compra quelle pasticche. Ma che bella ragazza che c'è qui, È tremendo. Ma non vai a cambiarti? Sì. Allora sarai la mia dama, Va bene, Riccardo. Ehi, ragazzi, aspettatemi. Andiamo, Giulia. Ma guarda chi c'è. Ah, come sei carina. Vieni con noi stasera. Sì, vengo con voi. Il dottor Silva mi ha dato il permesso. Oh, che gentile. Accidenti, questo dottor Silva è molto buono. Che bella sorpresa. Non ci speravo più. Ma che? Ci metti a fare il ragazzino, lo vai? Sì. Sono sfuggito a mia figlia. Sono uscito con Celia a fare una passeggiata. No, sta zitto, Julio, non tradirmi, va bene, per favore. No, Alvaro, però... Tu non hai idea di come mi manchi questo ospedale. Questa è tutta la mia vita, Julio. Stammi a sentire, padrino. Mi hai detto una visitina e basta. E avevi dimenticato che c'è la festa di laurea. Sì, signore, fra un paio d'ore. Padrino, Marta ti starà aspettando per andare all'università. La mia vita, il mio mondo, questo bisogna sentirlo per poterlo capire. Vieni con me a fare un giro per tutti i piani. Voglio vedere tutti i malati, sentire che io faccio parte di questo ospedale, che anche se non ci sono, continuo a far parte di tutto questo. Sì, per tutta la vita, tutta la vita. Alvaro, che bello vederti. Alvaro. Sono sfuggito alla sorveglianza, perciò, per favore, non dire niente a nessuno, mi raccomando. Che bambino, caro. Scusa, hai visto qui mio figlio?
Ah, tuo figlio. Sì, sì, tieni. Ecco, ti ha lasciato le chiavi della macchina. Ah. È andato via. Ha detto che ti avrebbe aspettato a casa. Grazie. Beh, io sono già in ritardo. Devo scappare, mi dispiace. Ah, ci vediamo all'università. A dopo, Alvaro. Avanti, entrate pure. Dottor Galvan, io e i miei colleghi abbiamo pensato di venire qui da lei per dimostrarle la nostra gratitudine e il nostro affetto. Siamo molto felici di vederla di nuovo qui. Bentornato, dottore. Oggi riceveremo la laurea in medicina. E il merito di questo nostro successo è tutto suo. Perché lei ha sempre saputo incoraggiarci. Lei ci ha inculcato il senso di responsabilità e la disponibilità verso i nostri simili. Per merito suo, dottore, saremo medici preparati e onesti. E non dimenticheremo mai i suoi insegnamenti e i suoi consigli. Bene, adesso ci impegneremo con volontà, con fede e con speranza. Certo, è così. Dottor Galvan, i laureati di questo corso e gli interni di questo ospedale mi hanno incaricato di comunicarle che noi tutti, all'unanimità, abbiamo deciso di dare un nome alla nostra laurea. Un grande nome, come quello del dottor Alvaro Galvan. Laureati del mio corso. Miei carissimi ragazzi. Io sono molto emozionato, non so cosa dire. Ma vi ringrazio tanto, ragazzi miei. E ora andate, vi prego. Andate. Quando ci rivedremo più tardi, sarete già medici laureati. Miei colleghi. Andate, andate, andate. Sei un uomo eccezionale. Sei un tipo fuori dal comune, Alvaro. Dico davvero. Io sono solamente un medico innamorato della sua professione, Julio. E ora andiamo a controllare tutto. Tutto. Ma Alvaro, tu conosci questo ospedale centimetro per centimetro. Non mi importa, Julio. Voglio visitarlo tutto, da cima a fondo, come feci la prima volta. Quando mi hanno nominato direttore. Ti ricordi? Io voglio godermelo tutto. Fino all'ultimo momento. Alvaro, per favore. Sì, sì, lo so. La festa di laurea è alle 11, però arriveremo in tempo all'università per avere la soddisfazione di vedere coronata questa parte della mia opera. E tu, Celia, aspettami qui, per favore. Sì, padrino. Vieni. Andiamo. Andiamo, andiamo, vieni. Vieni. Perché mi ha baciato? Perché? Ehi, Riccardo. Non ho una cravatta che si intoni con questi pantaloni. Ah, no, guarda sull'armadio se una di quelle ti sta bene. Sai una cosa, mi sento molto nervoso. Mi sento un ragazzo che va a chiedere la mano della fidanzata e il padre è uno di quei vecchi retrogradi. Come mi sentivo io quando ho chiesto la mano di Giulia al padre. Ti rendi conto di che cosa significa? Dottore. Dottore. E ora lotterò. Farò qualcosa per questo paese. Credi che questa sia adatta? Sì, sì, va bene. Tanto meglio di così non la trovi. Come sto, Riccardo, eh? Ehi, come sto? Tu non hai una faccia da cravatta. Beh, come ti dicevo, stiamo per diventare dottori. Ora comincia una nuova vita.
Dimostreremo che cosa siamo capaci di fare. Ho già preso diversi contatti, Non appena avremo messo insieme un po' di denaro, apriremo lo studio medico più moderno della città. Certo, certo. Così la gente non avrà più scuse per non farsi visitare. Non potrà più giocare con la salute. Tu, con la tua mania della nutrizione, potrai istituire dei corsi, eh? Certo, Riccardo. Io devo insegnare a questo paese come alimentarsi in modo sano, perché il Venezuela non sa mangiare. Per conto mio, io faccio i miei 3 pasti al giorno completi, mi nutro. Ah, scherzi sempre. Vado a finire di vestirmi. Ciao.